perché la gente è stanca, è gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Nuova. Cognome? Micera. Residenza? Avellino, Corso Vittorio Emanuele 130. La professione? Avvocato. Sì. Qual è? Diciamo che io, essendo stato in amministrazione per un certo periodo, io sono stato eletto nel 2004 consigliere comunale, sono stato capogruppo in consiglio comunale, poi nel dicembre del 2005 mi dimisi da consigliere comunale e fui nominato dal sindaco assessore con le deleghe al commercio, all'assegnazione alloggi, al contenzioso. Quindi sono stato in giunta fino a qualche mese fa, fino a quando sono stato revocato per i problemi che sono noti che io ho avuto con il sindaco, e voglio sottolineare che forse sono stato l'unico assessore nella storia della città di Avellino che è stato revocato durante il suo mandato ben due volte. Un'altra volta sono stato revocato nel 2007 per circa un mese, in quanto non condividevo alcune politiche dell'amministrazione, come ad esempio la realizzazione del tunnel, che ritenevo un'opera inutile perché ritenevo che l'amministrazione dovesse più concentrarsi sull'ordinario che su opere come quelle del tunnel. E voglio sottolineare qual è stata la differenza tra me e il sindaco o tra me e il resto dell'amministrazione. Che loro hanno pensato ai cantieri. Cantieri che, per opere che in un certo senso alcune andavano fatte, ma cantieri che comunque hanno determinato un blocco dell'economia in città. Io invece, come assessore al commercio e quindi alle attività produttive cittadine, ho pensato di più al rilancio economico della città. Questa è stata la differenza e questa è la valutazione che faccio, che alla fine, pur avendo io puntato al rilancio economico, comunque c'è stata da parte del resto dell'amministrazione un pensiero solo ai cantieri che hanno bloccato l'economia. Adesso invece bisogna puntare al rilancio economico della città. Quali sono le tre opere che io realizzerei? Innanzitutto un nuovo piano traffico, anzi un piano traffico ex novo, perché quello attuale, diciamo, non lo possiamo definire un piano traffico. Abbiamo questa cosa assurda delle targhe alterne perenni, che è stata una, voglio dire, delle mie battaglie contro stesso in giunta, perché io le ritengo illegittime. Targhe alterne perenni che non hanno senso. Quindi innanzitutto la prima opera, un piano traffico serio. Poi insieme con il piano traffico va realizzato un piano parcheggi, e quindi un piano parcheggi è necessario, così come è necessaria la realizzazione di nuovi parcheggi. Cioè, io sono dell'idea che la città, per avere un'evoluzione, deve essere più accogliente, deve essere più attraente, e per essere accogliente e per sviluppare l'economia deve essere capace di attrarre persone che vengono dalla provincia. Avellino deve recuperare il suo ruolo di capoluogo, così come attrarre persone che vengono da fuori provincia, e per fare questo bisogna realizzare nuovi parcheggi. E poi l'altra cosa sulla quale, voglio dire, ho battagliato sempre anche da assessore, ecco, un nuovo piano casa, e quindi la realizzazione e la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, le cosiddette case comunali o case popolari, perché c'è un'emergenza casa sulla città di Avellino proprio a causa della povertà che esiste sulla città di Avellino, e quindi bisogna far fronte a queste esigenze che sono importantissime. Su queste
tre opere, poi si deve sviluppare chiaramente il rilancio della città. Io mi auguro di essere comunque presente in consiglio comunale, di dare il mio contributo all'amministrazione comunale e chiaramente io farò la mia battaglia per il mio programma elettorale. Farò la mia battaglia per la riorganizzazione degli uffici comunali, per istituire un circuito virtuoso per l'economia cittadina, per istituire un ufficio dedicato esclusivamente alla casa e ai problemi della casa, per l'ampliamento dei servizi sociali e una maggiore presenza dei vigili urbani in strada, così come dotare i vigili urbani di Avellino di cani poliziotto o cani antidroga. Poi istituire un ufficio turistico, perché sapete, uno dei miei risultati che ho ottenuto come assessore, il riconoscimento di Avellino nei grandi eventi della regione Campania. Io sono l'assessore che ha organizzato la notte del cinema, la notte del cinema, e così come ho ottenuto il riconoscimento di Avellino come città d'arte e città d'economia turistica. Su questo si può rilanciare l'economia e il turismo di Avellino. Farò la mia battaglia dall'esterno, sicuramente, perché credo a questo programma che abbiamo messo su con una serie di cittadini, interpellando altri cittadini, perché è un programma che parte già da 6 mesi fa con una campagna di ascolto dei cittadini, quindi è un programma che ha anche un riscontro sul territorio cittadino, e quindi farò la mia battaglia dall'esterno perché l'amministrazione rispetti quelle che sono le volontà dei cittadini, quelle che sono le esigenze, e Avellino diventi una città sempre più vivibile, una città che chiaramente faccia un salto di qualità e diventi sempre di più una città europea. Partirei dalla riorganizzazione dei settori e dei servizi. Ecco, io istituirei un settore per ogni assessorato. Nel mio programma vedete che sono 10 punti che corrisponderanno a quelli che sono i 10 assessorati. Ad ogni assessorato deve corrispondere un suo dirigente, il quale segua specificamente quel settore, e il dirigente il quale poi organizzi con i funzionari e i dipendenti un ufficio che sia operativo, che sappia avere i contatti con gli enti superiori, con il mio portafoglio. No, non mi risulta. Voglio mettere in evidenza una particolarità della mia lista, che quasi un quarto, ben 9 candidati, sono donne, quindi abbiamo 9 donne, e nell'ambito della lista c'è anche il candidato più giovane di questa campagna elettorale, che è una giovanissima che ha compiuto 18 anni da un paio di mesi, questo per ascoltare anche il mondo dei giovani. E diciamo, buona parte sono residenti a Avellino, solo qualcuno, un paio mi pare, che non sono residenti ad Avellino. Penso solo il candidato sindaco, cioè sono io, gli altri non hanno esperienza amministrativa, però chiaramente è una lista ampia, variegata, che va dall'operaio al professionista. Allora, la Carta di Firenze non la conosco perché non l'ho letta, però vi devo dire che sono un simpatizzante di Beppe Grillo. Io ho avuto un'esperienza di partito in passato, poi
quasi un anno e mezzo, quasi due anni, che non ho più una tessera di partito. Lo stesso in amministrazione comunale mi sono dichiarato autonomo e ho deciso di non aderire ad un partito, perché ritengo anche dopo le elezioni politiche la consistenza dei partiti non c'è più. E devo dire che nell'ambito dello scenario politico nazionale quello che sta facendo Beppe Grillo mi piace. Anzi, vi devo confessare che quando stavo formando la lista, e quindi nel periodo di febbraio-marzo, ho provato anche ad avere dei contatti con Beppe Grillo o con il suo staff, non ci sono riuscito. Ringrazio e lascio una copia della carta di fiducia. Grazie. Cambio, 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 cambio.